Questo progetto, che ben rappresenta la strategia di specializzazione intelligente di Regione Marche per la parte che riguarda la meccatronica, è un progetto che merita tutto il sostegno di Regione Marche, perché porta avanti l'innovazione non solo nel settore appunto della meccatronica, ma in uno dei settori che secondo noi è di grandissima crescita a livello mondiale, cioè quello dell'automotive. Avrà due importanti ricadute dal punto di vista occupazionale e anche dal punto di vista di crescita dell'indotto. Anche queste due considerazioni ci hanno spinto a credere molto, appunto, a contribuire con risorse regionali in questo progetto. Crediamo molto in questo tipo di strumenti perché vanno a premiare progetti di grande qualità, piuttosto che magari finanziare interventi a pioggia. Quindi siamo fiduciosi che il MISE possa accogliere anche gli altri progetti che Regione Marche ha già presentato nel corso di questi mesi. Lucioni è da sempre leader nella powertrain tradizionale, benzina e diesel, quindi adesso, come sappiamo tutti, c'è un'evoluzione verso l'elettrificazione, ibrido elettrico nell'auto a livello mondiale, si aprono nuove possibilità per le nostre competenze di misura e automazione che abbiamo applicato anche in passato alla propulsione classica. E quindi il progetto si inquadra in una prospettiva di sviluppo che abbiamo intrapreso in collaborazione con i nostri clienti, che stanno appunto trasformandosi anche loro e investendo verso l'elettrificazione, per sviluppare soluzioni innovative di misura e controllo qualità dei nuovi componenti della propulsione elettrica ibrida.